si diffuse nella città e tutti rimanemmo stupiti. Rimanemmo stupiti, io stesso rimasi stupito. Ricordo l'espressione di quando fu trovato nella macchina, che sembrava dicesse: ma come, con quella ironia sua, ma state scherzando, che fate a me? Perché era intanto un uomo buono, un uomo profondamente onesto, e poi le motivazioni, diciamo, erano inattese. Cioè, si parlò di diritto trasversale, non potendo colpire il ministro della difesa, si colpiva la creatura a lui politicamente più vicino, su questo è fuori di tutto. Quando Conti c'era un esempio di, diciamo, di una appartenenza alla società civile prestati alla politica, perché Lando non era un cacciatore di posti, tutt'altro. Io ero presente quando Spadolini lo costrinse a fare il sindaco di Firenze dopo la morte di Alessandro Bonsanti. Lo chiamarono il sindachino perché rispetto a Bonsanti e alla sua carriera elettorale era una piccola cosa, ma quel sindachino seppe amministrare la città veramente in modo esemplare, con grande dedizione al suo lavoro, senza le ambizioni di posti. Quando fu il momento di venire via senza cercare di restare, e disse quella frase molto bella: semplicemente abbiamo governato. Diciamo che ci fa piacere il fatto che sia stata intitolata questa piazza, anche per il simbolo che ha la piazza di fronte al Palazzo di Giustizia, quindi per ricordare, insomma, hanno ucciso un uomo di giustizia, e il Palazzo di Giustizia che guarda di fronte la sua piazza sarà un bel ricordo, un modo per ricordarlo in maniera corretta e giusta. Che ricordi ha del babbo? I miei purtroppo ero molto piccolo, avevo 10 anni quando morì, quindi i ricordi sono di un figlio piccolo nei confronti del babbo, che non c'è stato più. I ricordi più importanti sono senz'altro quelli che mi hanno portato le altre persone che l'hanno conosciuto meglio, che ci hanno lavorato insieme, che ci hanno vissuto insieme, e senz'altro è un ricordo molto bello, perché è giusto parlarne bene, è giusto ricordarlo bene, e i ricordi sono senz'altro tutti positivi. Tantissimi per questa intitolazione importante della piazza al sindaco Lando Conti. Un sindaco caduto nel fare il suo lavoro, un sindaco che ha lasciato una memoria indelebile nella città, un impegno stroncato troppo presto, ma vissuto con quella decisione, quella trasparenza di intenti che erano poi la cifra del suo impegno politico. Grazie per questo gesto. Abbiamo atteso 34 lunghi anni. Lando Conti è morto mentre andava nel Consiglio Comunale, non è morto mentre andava al bar. Questa piazza è importante che ci sia a Firenze, è importante perché è un luogo fondamentale, è un luogo che lui e la sua giunta vollero. Per me e per noi figli ha anche un altro grande valore, che è quello di essere posta qui davanti al Tribunale di Firenze. Vedete, noi sono 34 anni che attendiamo giustizia. Quel palazzo non ce l'ha saputa dare, lo dimostrano i fatti. 13 terroristi sono stati arrestati, solo 6, gli altri 7 non si sa chi sono. Non si sa chi sono gli esecutori materiali, non si sa niente, come se qualcuno non volesse far sapere niente. E allora oggi in questa piazza deve essere un monito a quel palazzo: ogni volta che i magistrati, i procuratori entreranno, dovranno guardare questa piazza e guardare Lando Conti e dire: ma forse qualcosa si potrebbe ancora fare per dare giustizia a quest'uomo e alla città.